È stato un incontro culturale di grande prestigio per Villapiana, quello con la scrittrice Dacia Maraini, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria ed ha risposto alle domande di moltissimi studenti tra Villapiana, Francavilla, Cerchiara e Cassano Ionio. Donna di straordinario intelletto, ha parlato ai giovani senza intenderli come bambini, raccontando le sue sofferenze nei campi di concentramento giapponesi e le sue passioni vissute insieme ad Alberto Moravia, Elsa Morante ed altri scrittori che oggi fanno parte del patrimonio letterario italiano del Novecento. Dacia Maraini incontra le scuole calabresi, un grande momento di confronto quest'oggi, soprattutto per una terra spesso definita madre e matrigna. Purtroppo sì, ma invece poi nelle scuole viene fuori la linfa migliore. E non è, tutto quello che si racconta e si scrive sui ragazzi, secondo me, sono luoghi comuni, perché invece qui sta proprio il pregio del futuro. E certo, dipende molto anche dagli insegnanti. Lì dove gli insegnanti danno un buon esempio di passione, di dedizione, credono nel futuro e nella cultura, lì i ragazzi rispondono benissimo. È stato per noi un grande piacere, una soddisfazione poter avere un'autorità morale e con Dacia Maraini, che rappresenta tutto quello che sappiamo e che è riuscita con la sua solita tradizionale semplicità, che ha distillato a questi nostri ragazzi tante piccole grandi verità che poi sono il segreto della vera cultura, no? Della conoscenza del modo di essere, quindi della necessità di sentirsi liberi e quindi di acculturarsi non tanto per far mostra di sé ma per vivere meglio ed essere, sentirsi davvero vicini al nostro prossimo.